La contraffazione dei beni culturali è stata al centro di un partecipato incontro che si è svolto a Palazzo Arnone, a Cosenza, dal titolo L'arte non vera non può essere arte. A promuoverlo è stato il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri. I falsi d'arte, purtroppo, sono molto diffusi. Sono estremamente diffusi e quest'oggi ci troviamo qui in questa splendida location di Cosenza, Palazzo Arnone, proprio per parlarne insieme a tanti ospiti e tanti relatori molto importanti. È un fenomeno che sta prendendo sempre più piede e che coinvolge tantissimi cittadini, i quali si ritrovano ad essere presi in giro acquistando magari delle opere false, in pratica prendendole per buone, di artisti importanti, quindi pagandole anche diverse centinaia di migliaia di euro. E poi magari fino al momento in cui scoprono che in realtà quell'opera che loro pensavano fosse di un artista importante poi invece era stata contraffatta o alterata e quindi in pratica si trovano di fronte a una vera e propria presa in giro. Sicuramente è una forma di criminalità molto perfida, molto sottile, molto subdola e tra l'altro le persone che abbiamo avuto modo di constatare che vengono prese in giro frequentemente sono anche professionisti che chiaramente hanno disponibilità economiche per acquistare queste opere d'arte che ripeto hanno un costo e un valore economico anche elevato e quindi in pratica ci sono anche delle vere e proprie associazioni delinquenziali che fanno quello come attività principale. La tutela del patrimonio artistico è qualcosa di estremamente importante che il nostro legislatore per la verità non segue con grandissima attenzione, nel senso che abbiamo una legislazione sotto il profilo della tutela penale un po' da ferro vecchio. E quando invece il mercato del falso si sta sviluppando in termini assolutamente esponenziali. C'è questa proposta di legge governativa per la tutela del penale, dei beni culturali che è passata a un ramo del Parlamento e si spera possa diventare legge prima della fine della legislatura.